inondata dal maltempo tra i comuni più colpiti in Nervesa. Una 29enne rischia di partorire in mezzo al fango. Allagamenti in città, a Monigo minacciano di portare il fango al sindaco. A Sant'Angelo Castugana si dimentica del sottopasso allagato. Bambini che inciampano sulla spazzatura, ramaglie sugli occhi e scritte ingiuriose. Ecco il sottopasso all'Eden. Quattro episodi di violenza in appena 48 ore. Manildo corre ai ripari, annuncia domani al via i controlli interforze. Domani Roma torna a parlare di province, Muraro polemico con Renzi e come il Gattopardo cambia tutto per non cambiare nulla. Torna il tessile nella Marca, ma chiudono sempre più partite IVA e due volti del lavoro, secondo il sindacato. 640 borse della spesa distribuite al Banco Alimentare di Rete Veneta, il nuovo record di chi ci vuole bene. Asolo, immagine della Marca e del Veneto all'Expo di Milano. La soddisfazione del governatore Zaia è una perla, se lo merita. Buonasera a tutti voi, benvenuti a questa edizione del TG Treviso. In apertura, come avete visto dai titoli, la Marca flagellata dal nubifragio della notte. A Nervesa, il comune più colpito, dove una 29enne ha rischiato di partorire in mezzo al fango. Vediamo il servizio con A seguire la disperazione dei residenti di Treviso. A che mese sei di gravidanza? Nonno. A nono mese? Sì. Sei stata tu a chiamare i vigili del fuoco? Sì, alle 23.58. E a che ora sono arrivati? Credo verso dopo l'una. Dopo l'una, perché erano passati di qua e avevano chiesto della situazione. Dopodiché hanno detto che avevano un'emergenza con una famiglia, con un bambino piccolo. La bimba che porta in grembo Rosa ha rischiato di nascere in mezzo al fango, alla melma e al metro d'acqua che le ha letteralmente invaso la casa in via General Gandolfo a Nervesa, dove il ferramento della frazione di Bavaria ha anche chiuso il negozio per allagamento, così nel cartello affisso oggi. E se Nervesa è stato tra i comuni più colpiti, il violento nubifragio abbattutosi ieri sera in provincia non ha risparmiato nemmeno Treviso, Silea, Istrana, Sosegana e Spresiano. Ovunque strade e abitazioni allagate, con i vigili del fuoco all'opera tutta la notte per l'acqua, ma anche per le fiamme divampate in un fianile ora distrutto in vicolo San Francesco a Casale, con il rogo provocato da un fulmine. 16 gli automezzi dei pompieri in azione, oltre 50 gli uomini operativi per tutta la notte, richiamati anche i volontari del presidio di Asolo. Pioggia torrenziale mista a grandine anche a Trevignano, dove in poche ore sono caduti 84 mm di acqua. Problemi soprattutto nella frazione di Falzè, dove l'acqua ha invaso tre abitazioni, blackout ad Arcade. Tanti i residenti che non hanno dormito per tutta la notte per ripulire casa, scantinati e garage dall'acqua, che per la forte pressione ha anche distrutto finestre e porte della taverna di questo pensionato. Sempre a Nervesa, in seguito alla rottura della caldaia, un'intera famiglia è anche rimasta senza acqua calda in mezzo al caos più totale. Tutto distrutto, non si è salvato niente. Cos'è andato distrutto? Un televisore, due congelatori, la spesa, cioè, due lavatrici, un'asciugatrice, abbigliamento, tutti i capi abbigliamento, capotti, giacconi, tutto quel che avevo da basso. Signor Manildo, si faccia avanti, perché ne abbiamo le scatole piene, ma non solo io e la zona nostra, tutta la zona di Treviso. Siamo stanchi, faccia qualcosa, venga a vedere, se no si prenda lei 5 metri di acqua. Monta la rabbia tra gli alluvionati di Treviso. Frigorifero, congelatore e altre cose, insomma, che non servono nell'appartamento, si porta giù. Capoluogo sott'acqua tra Santa Bona e Monigo, in particolare nelle vie K2 lungo la Feltrina, qui in via Sante Zanon. Danni ingenti, per dire, io solo nel mio garage ho avuto un frigorifero e un condizionatore praticamente fuori uso. Un intero caseggiato si è trovato allagati, scantinati, taverne e garage a causa dello straripamento della cerca. Con questa pensionata che, con armadi, lavatrice e frigorifero allagati, ha visto andare sott'acqua pure l'auto che pensava al sicuro in garage. L'auto completamente rovinata, si può utilizzare adesso? Non lo so, ho la lavatrice, l'aspirapolvere di l'acqua, non uso. È la terza volta in realtà, la seconda volta è capitata più recente il 27 di aprile, domenica 27 aprile. Cosa chiede al comune? Il comune chiedo che prenda provvedimenti, perché ormai siamo stufi di queste cose. Cosa dire a questa gente? Che mi dispiace, cioè bisogna avere pazienza, noi ci impegneremo perché non posso dire che questo problema lo potremo risolvere, perché qui si tratta di
investire decine e decine di milioni di euro. E disagi da ieri sera e per tutta la giornata anche per chi vive o passa vicino al sottopasso di via Sarpi tra San Zeno e Santa Maria del Sile. Nessuno è intervenuto per prosciugarlo, infatti la pioggia aveva provocato un forte allagamento. La denuncia andiamo a sentire del consigliere comunale Iannicelli e di tutti i cittadini che vivono in quella zona. Sono quasi le 14 e non si vede nessuno, questo vuol dire che è un sottopasso completamente abbandonato. Stanno i volti sconsolati degli automobilisti o dei cittadini che passano delusi con la spesa in mano, o ancora in quelli ironici di chi immortala il fenomeno col telefonino, il fastidio per il sottopasso ancora allagato nonostante la pioggia sia cessata da oltre mezza giornata. Eppure il manufatto di via Paolo Sarpi è tra i più utilizzati per la viabilità appena fuori le mura di Treviso. Invero è un'opera alquanto delicata, c'è chi dice realizzata su una sorgiva, ma che a distanza di ore non ci sia l'ombra di una pompa in azione, questo ai cittadini non va proprio giù. Signore, cosa ne pensa? Posso sorvolare e cambiare discorso, perché è una cosa no vergognosa di più. Addirittura ci chiamano dalle finestre per polemizzare con chi ha tagliato il verde pubblico e l'ha lasciato lì. Tra l'altro dovrei fare anche il posto fino al fondicello là. Cosa che sei? Il posto perché? Perché tagliano l'erba, buttano dentro, lì tutto pieno di erba. Ma quindi che si tappa tutto là. Ma è la lentezza negli interventi a diventare insopportabile per i cittadini. 12 ore sono passate, forse avrebbero potuto arrivare un po' prima. Proteste che hanno raggiunto anche chi è stato votato per amministrare la città, anche se dall'opposizione. Così Iannicelli, chiamato in causa dai cittadini, si è reso conto di persona della situazione, ha preso il telefono e ha cercato di trovare una soluzione. Guardi, purtroppo qui è evidente un problema grosso di organizzazione. È un sottopasso importante per lo smaltimento del traffico. Una volta si faceva una manutenzione fissa ogni settimana, quindi di pulizia e di svuotamento delle caditoie. Io ho cercato di dirlo in tutte le salse. Ormai con i cambiamenti climatici le piogge avranno sempre con più frequenza carattere di nubifragio e invece non si risponde, si fanno piani quinquennali, il cambiamento climatico porterà tanti di quei problemi ma non fra 5 anni, domani, dopodomani e oggi. E non ci sono solo le proteste per gli allagamenti in città, alcuni trevigiani ci hanno chiamato anche per il sottopasso della stazioncina di Santi 40, quella per capirci tra l'Eden e San Giuseppe. Andiamo a vedere. Cosa è successo oggi? È successo che scendendo dentro il tunnel, ovviamente passando dalla luce al buio, non riesci a vedere esattamente che ci sono degli oggetti ingombranti dentro al tunnel. E qua abbiamo trovato, lui ovviamente ha preso in pieno dell'immondizia depositata irregolarmente, si è rovesciato a terra, si è fatto male, ha sbattuto la gamba. È solo l'ultimo di una serie di disagi che quotidianamente affrontano i cittadini trevigiani che utilizzano il sottopasso pedonale della stazioncina di Santi 40 tra l'Eden e San Giuseppe. Del resto le immagini parlano chiaro, rami che tirevano negli occhi, scritte ovunque, e da qualche tempo si sono aggiunti anche i rifiuti, mettendo, come nel caso del bambino, in pericolo l'incolumità oltre che l'igiene per i cittadini. C'è chi addirittura la spazzatura l'ha depositata davanti alle telecamere, quasi a gesto di scherno. Peggio qui, dove a furia di inciampare il sacco si è rotto, distribuendo rifiuti ovunque. Ma è tutto il sottopasso che grida vendetta, con tanto di ingiuria al sindaco che vi omettiamo per decenza. Fa malinconia il cartello che ricorda come tutta l'area sia stata trattata per poter cancellare i graffiti. Se nessuno interviene, il risultato, e non solo per le scritte, è questo. È impossibile che ci sia questo schifo proprio veramente qua. Una volta c'era la stazione, ma adesso proprio veramente non so dove ci troviamo in questo momento a Treviso. Basta, non posso dire altro perché veramente è impossibile più transitare questa strada. È ricoverato in serie condizioni un trentenne polacco precipitato questo pomeriggio attorno alle 14.30 con il suo parapendio in località Costa Lunga sul massiccio del Grappa. L'uomo è caduto pochi istanti dopo il decollo, finendo su un'auto di passaggio. Sul posto i sanitari del SUEM di Crespano e l'Eli Soccorso di Treviso, che ha trasportato il trentenne al Caffoncello, dove gli sono stati riscontrati un trauma toracico e uno addominale. E torniamo a parlare di emergenza sicurezza, tentata rapina in centro a Treviso questa notte. E Manildo annuncia che bisogna correre ai ripari. Da domani inizia il giro di ronda interforze.
è il quarto episodio della Treviso violenta in appena 48 ore, l'ultimo nella notte con la tentata rapina in centro città alla pizzeria da Pasqualino in zona Sant'Agostino, quando un bandito ha puntato il coltello a serramanico contro la titolare, minacciandola davanti ai clienti terrorizzati, per poi darsi alla fuga trovandosi la cassa completamente vuota. Il sindaco corre ai ripari, è emergenza, ammette. Già giovedì mattina faremo un giro della città insieme al questore, come avevamo detto nell'ultimo comitato ordine e sicurezza, proprio per affrontare insieme questa questione, perché Treviso sia una città sempre più sicura, e perché lo sia è necessario che ci sia una sempre più forte collaborazione. Quando accadono questioni di questo episodi di questo tipo, bisogna riprendere in mano la situazione. Con il questore ci siamo già sentiti, stiamo monitorando le zone che sono che devono essere più attenzionate. Giovedì a Treviso il potenziamento dei controlli interforze con il centro città in zona via Roma e i giardini di Sant'Andrea monitorati di pari passo con la periferia. Da dove partiamo come luogo lo decideremo domani mattina, ma sicuramente ci sono molti posti che vogliamo visitare, non soltanto il centro, anche zone di periferia, zone di quartiere. Domani pomeriggio a Roma si discute della rivoluzione delle province. Il ministro degli affari regionali dovrebbe dare indicazioni sui trasferimenti delle competenze provinciali alle regioni e quali invece rimarranno alle nuove assemblee dei sindaci e alle neonate aree metropolitane. Per Treviso tutto slitterà però al 2016, quando scadrà il mandato dell'ultimo presidente eletto dai cittadini. Dopo il 12 ottobre ci sarà tutto il tempo necessario per formare il Consiglio, il nuovo Presidente, che entrerà in funzione il 1 gennaio 2015. Ci sarà per cui un arco temporale di 3 mesi circa di vacanza fra il Commissario e il nuovo Presidente, dopodiché mi siederò assieme anche all'interno del Veneto, nella provincia del Veneto, assieme ai nuovi Presidenti, che ricordo sono o sindaci o consiglieri comunali, per definire quelli che sono questi passaggi di competenze nella nuova formulazione di un ente di secondo livello che ha le stesse competenze di prima, ha il stesso personale di prima e costa quanto prima. Cioè praticamente non è cambiato niente. Sicuramente, come fa sempre il buon Matteo Renzi, tanta reclama, tanta pubblicità mediatica, però concretamente i risparmi non ci sono. Io sono e rimango ancora nel Veneto l'unico presidente eletto dal popolo, gli altri saranno presidenti eletti dai partiti. Ed ora la pagina del lavoro. Dal sindacato arrivano i dati sull'occupazione, dai quali emergono due importanti novità per la marca, come ci racconta il prossimo servizio. Torna il tessile trevigiano, ma scompaiono le mitiche partite IVA che hanno caratterizzato un pezzo di storia economica dell'intero Nord-Est. Queste in estrema sintesi le novità economiche secondo le rilevazioni della CISL trevigiana. Dopo anni di chiusure e delocalizzazioni, il settore che più ha sofferto torna di fatto da dove era partito. Il tessile è quello che riesce ad esportare, perché questo è il punto sul quale certamente dobbiamo verificare quella che è una trasformazione che magari in 4, 5, 6 anni ha riposizionato il tessile dalla fabbricazione di articoli tradizionali a elemento di marchio, che è quello che poi si colloca sul mercato. Come dire, dopo Polonia con la storica migrazione della Sanremo, l'India, passando per la Romania e il Vietnam, ora per vendere bisogna tornare a fare in Italia, perché è quello che ci chiedono i clienti stranieri, gli unici al momento che pagano, considerando che qui la gente non compra più. Noi parliamo sempre del rilancio dell'economia, del rilancio dello sviluppo, del rilancio della crescita, però è chiaro che bisogna fare un'operazione che in Italia anche il governo fa fatica a fare, ed è quella che di rendere il lavoro meno tassato. Stesso refrain degli industriali, storici avversari del sindacato, ennesimo segno dei tempi, così come il più 535% di dichiarazioni dei redditi senza sostituto d'imposta, come dire disoccupati. E la moria dichiarata anche dal sindacato delle partite IVA. Erano lavoratori dipendenti che prima si erano messi in proprio qualcuno, poi ha fatto fortuna e qualcuno è tornato alla base, è ritornato a fare il lavoratore dipendente. È una cosa, oserei dire, un po' fisiologica. E siamo al consueto appuntamento del mercoledì con il Banco Alimentare di Rete Veneta. Questa settimana la vostra solidarietà ha permesso di riempire ben 640 borse della spesa. Ne vuol proprio bene, ma tanto, tanto bene. Poche parole dal grande significato.
è l'affetto dei veneti per il Banco Alimentare di Rete Veneta. Un affetto non solo di parole, ma che si tocca con mano, concreto come solo questi scatoloni pieni e questi scaffali stracolmi riescono a dimostrare. Tanti i piccoli e grandi gesti vissuti lo scorso fine settimana, quando i volontari erano presenti per la raccolta alimentare fuori dai supermercati di Treviso e Bassano. Abbiamo avuto anche diverse nonne, diversi anziani, sono venute là al nostro tavolo a Bassano, sono state là con noi. Una signora che ringrazio mi ha portato l'amaretto di Saronno, un'altra ha portato il succo di frutta per i volontari. Come una grande famiglia di solidarietà, dove c'è chi domanda e chi offre, e tutto con spontaneità. Così anche questa settimana sono oltre 640 le buste della spesa distribuite a chi ha più bisogno. Alimentari, ma anche tanta frutta, soprattutto per i bambini. E per molti giocattoli e biciclette, anche se al banco sono arrivate anche altre richieste. Ho avuto richieste di tante biciclette, uomo, donna, bimbi e bimbe, soprattutto una per un signore handicappato, che quindi ci vorrà una bicicletta speciale, se qualcuno ce l'ha, ce la dia. Poi ho avuto richieste per i treppiedi, per le signore anziane, le borse con le ruote per quando vanno a fare la spesa, un lettino da campeggio per un bambino. Anche pigiami per un signore che deve essere ricoverato in ospedale, quindi roba bella, e anche un sdraio, ecco. Asolo avrà la sua vetrina all'Expo 2015, tra i borghi più belli d'Italia. Ad annunciarlo Luca Zaia, presidente del Veneto, soddisfatto per la presenza della città che fu dimora dell'ultima regina di Cipro, Caterina Cornaro. È una perla bellissima di una collana splendida di borghi del Veneto, ribadisce Zaia. La considero una delle più affascinanti protagoniste del Veneto all'Expo, dove la nostra regione si presenta come il luogo delle eccellenze della cultura, ma anche dell'agricoltura, della storia, dell'enogastronomia e della società civile. Per questa città, conclude il governatore, per le sue colline e la pianura che essa domina, è certamente un riconoscimento meritato. Ed ora cambiamo argomento e passiamo alla musica con la serie di concerti del Festival Internazionale che si terrà in Veneto fino al 3 ottobre. Veneto Concertante, questo è il titolo della manifestazione che sarà di scena giovedì 11 settembre ad Arcade in Villa della Zonca e venerdì 12 a Villa Guarnieri, Monaco, a Ponzano. Due serate dove saranno eseguite musiche del 600 e del 700 Veneto, oltre a originali partiture per violino di Johann Sebastian Bach. E in chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera a Focus, si parlerà di prodotto interno lurido, si potrebbe chiamare così il PIL che verrà calcolato con l'aggiunta dei fatturati della mafia e dell'illegalità per rispettare i parametri dell'Unione Europea. Ospiti del direttore Bacialli e saranno in studio dalle 21.05 Renato Boraso, Bruno Cesaro, Roberto Marcato, Said Caibi, Fabio Bui e Daniele Visentin. Come al solito aspettiamo i vostri sms. E con questo da Treviso per ora è tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata sempre con Rete Veneta.